Una grande mostra su Paolo Veronese, assolutamente dovuta a questo grande artista della nostra città. Una mostra che è stata costruita con il Comune di Verona, l'Università e la Sovrintendenza. Di grande riscontro fino ad oggi di critica, di plauso, perché mai era stato così valorizzato questo nostro grande pittore. La grandiosità anche di tutto ciò è stato che è stato in grande collaborazione con la National Gallery, che è partita da Londra sempre su Paolo Veronese, e poi è stata costruita una rete su tutto il Veneto, Bassano, Castelfranco, Padova, Venezia, in cui quindi le persone possono percorrere fino a fine autunno tutto il Veneto seguendo le orme di Paolo Veronese. Vi ricordiamo che noi invece chiudiamo il 5 ottobre e tutti i venerdì siamo aperti fino alle 22, e in particolare venerdì 26 settembre c'è l'opportunità di poter entrare in due pagando un solo biglietto. Quindi attendiamo in questo ultimo momento e respiro tutti voi a poter gioire di queste bellezze. Paolo Cagliari nasce a Verona nel 1528. In quel momento la nostra città è la seconda per importanza della Repubblica di Venezia ed è oggetto di una grandissima trasformazione architettonica ad opera soprattutto dell'architetto Michele San Micheli. Servono pittori, artisti per decorare gli interni dei nuovi edifici che stanno sorgendo, e ce lo racconta Vasari, Michele San Micheli mette gli occhi proprio sul giovane Paolo, figlio di un lapicida, di un tagliapietra. Come si può vedere dalla stupenda conversione della Maddalena, Paolo è un pittore del tutto diverso dai pittori veneziani. Il suo disegno è fortissimo e guarda l'Italia centrale. I suoi colori, anziché fondersi armonicamente come faranno Giorgione e Tiziano, si contrappongono l'uno all'altro con una grandissima energia. Ma è anche molto interessato all'architettura, sia all'architettura antica, come vediamo nelle colonne scanalate sulla destra, sia l'architettura contemporanea, come vediamo nella bellissima presenza della Scala di Bramante in Vaticano nella parte sinistra del dipinto. Intorno alla metà degli anni 40 si assiste alla costruzione del proprio linguaggio artistico da parte di un artista giovane che vive tutto sommato una realtà abbastanza provinciale e comunque caratterizzata con grande indipendenza rispetto a Venezia. Come vediamo nel dipinto alle mie spalle, la Tentazione di Sant'Antonio, dipinto per il Duomo di Mantova e ora in Normandia, Veronese cerca di assorbire tutti gli stimoli possibili. In questo caso guarda all'artista principe presente a Mantova, Giulio Romano, la cui Caduta dei Giganti in Palazzo Te è presentissimo in questo diavolo che tribola, tenta il povero Sant'Antonio. Uno dei grandi temi della mostra è il rapporto tra pittura e architettura nella seconda metà del Cinquecento. Sicuramente Paolo Veronese è l'artista più interessato a questo soggetto, sia perché era figlio di un lapicida, di un tagliapietra, sia perché era stato scoperto da un grandissimo architetto, Michele San Micheli, e collaborerà poi con i più grandi archistar, possiamo dire, del tempo, Andrea Palladio e Jacopo Sansovino. Nelle ante dell'organo della chiesa di San Geminiano a Venezia, egli dispone i santi in nicchie architettoniche, però l'energia di questi personaggi li porta a uscire fuori dello spazio che è stato loro assegnato. Emergono il piede e il gomito del San Menna, il piccolo agnello che è l'attributo del San Giovanni Battista. Dovete immaginare le ante con l'organo aperto, i due santi alle estremità, e con l'organo chiuso i due santi centrali. Doveva essere una straordinaria apparizione nella Venezia del tempo, e possiamo anche trovare tra i santi il ritratto del parroco della chiesa del tempo, Benedetto Manzini.
La mostra dà la straordinaria opportunità di ammirare 108 capolavori che provengono da 50 musei in tutto il mondo. Sicuramente il più famoso è La Bella Nani, conservata al Museo del Louvre in prossimità della Gioconda e uno dei più grandi e di più bei ritratti del nostro Cinquecento. Chi è questa misteriosa ed elegantissima signora? È una donna sposata, come ci dicono le perle, è sicuramente veneziana, come ci dice il suo abbigliamento e la sua provenienza, ed è forse Giustiniana Giustinian, la moglie di Marcantonio Barbaro, uno dei due proprietari della splendida villa costruita da Andrea Palladio a Maser e interamente affrescata da Paolo Veronese. Sicuramente un ritratto come questo si riferisce alla grandezza di Tiziano, il grande protagonista della pittura veneziana del Cinquecento, che assegnando a Paolo Veronese una collana d'oro per uno dei suoi primi lavori, lo investe come suo ideale successore. C'è nella malinconia, nel rispetto, nell'umiltà e allo stesso tempo nell'eleganza di questa gentildonna qualche cosa di straordinario che ci cattura. Se c'è una specialità che caratterizza il nostro artista Paolo Cagliari, detto il Veronese, sono le grandi cene. Di cosa si tratta? Sono dei momenti in cui Gesù Cristo incontra diversi personaggi o compie diversi miracoli a tavola, dalle nozze di Cana, alla cena in casa di Levi, alla cena in casa di Simone, come nell'esempio che ho alle mie spalle. È il primo di una lunga serie e dipinto proprio per la città di Verona, per il convento benedettino dei Santi Nazaro e Celso, dove il padre e il nonno di Paolo avevano realizzato il pavimento. Pensate quale salto di scala. Ritorna dopo decenni il proprio figlio che si è già fatto strada a Castelfranco, a Vicenza, a Venezia, e che in questa grande tela a prestito della Galleria Sabauda di Torino vuole mostrare tutta la sua abilità. È veramente una tela straordinaria per i colori, per la composizione, per la presenza dell'architettura che continuava anche illusionisticamente intorno alla tela, raccordandola allo spazio circostante, come ci dice Giorgio Vasari. La presenza poi dell'edificio in costruzione alla sinistra, con il frontone di un tempio antico, un'assoluta novità nel Veneto del tempo, ci dimostra quanto il nostro Paolo partecipasse di quelle ricerche innovative di cui erano protagonisti Daniele Barbaro e Andrea Palladio. In questa straordinaria pala d'altare, una delle più stupefacenti uscite dal pennello di Paolo Cagliari, detto il Veronese, noi vediamo una composizione decentrata, impostata su un elemento architettonico, una colonna, sicuramente un omaggio alla Pala Pesaro di Tiziano, uno splendore di forme, di luce e di colori. Era l'omaggio o l'invito che la badessa di un convento di clausura femminile suggeriva alle sue consorelle. A chi aveva scelto o era stato invitato a scegliere la clausura in un convento spettavano le gioie di questo matrimonio celeste con Gesù. Qui tutto è bello e luminoso, ci dice Marco Boschini, un critico del Seicento, che questo dipinto è stato realizzato fondendo l'oro e tritando i rubini e gli zaffiri. Un tripudio di colori, ma anche una ostensione di bellezza, dai capelli imbionditi della santa, imbionditi artificialmente come facevano le veneziane del tempo, alla sontuosità del suo magnifico vestito, sicuramente una messa in mostra di quella che era una delle produzioni più importanti dell'industria del lusso veneziano del tempo.